sottoporta show post gara di Torino-Napoli 1-2 qui su Radio No Frontiere. E come promesso, dopo questo bellissimo pezzo musicale, abbiamo Francesco Bevacqua, il napolegno. Ciao Francesco, ben ritrovato con noi. Ciao, Sara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio No Frontiere. Allora, come stai? Tutto bene? Credo proprio di sì dopo questa, dopo questa bella vittoria. Sì, ci siamo liberati e ci siamo tolti un peso grosso contro un macino, perché questa lotta sta diventando anche un po' pesante. Non è ancora tutta l'ultima parola, ma credo che il più sia fatto e che una stagione travagliata stia volgendo alla conclusione migliore per quanto potessimo aspettarci da gennaio in poi. Credo che più di così, dopo il febbraio che abbiamo vissuto, non si potesse fare, e quindi ci siamo veramente divertiti, abbiamo sofferto un po', però alla fine speriamo che... Alla fine è una vittoria meritata, dai, tutto sommato, dai. Sicuramente una vittoria meritata, ma purtroppo abbiamo ancora quei momenti di appannamento che poi non riusciamo a gestire. Questo è un problema che dobbiamo risolvere, che Sarri dovrà risolvere per la prossima stagione, perché quest'anno è capitato un po' troppo spesso, è capitato in troppi momenti importanti, alcuni non li abbiamo gestiti a dovere. È vero, una cosa che ha sottolineato fra l'altro anche il tecnico Maurizio Sarri, ora non ricordo se stesso ieri o nella conferenza pre-Torino-Napoli. Io ho qui sotto mano le vostre pagelle appunto della sfida di ieri e noto due insufficienze, ma a cospetto di tante invece sufficienze e non solo. Gli insufficienti sono Pepe Reina, che ha preso un 5,5 e anche Lorenzo Insigne, stesso voto 5,5 anche per Mertens, quindi secondo, diciamo, il vostro punto di vista non è anche il folletto belga non è entrato benissimo in partita, però c'è anche da sottolineare un Caglion e un Allan strepitosi, oltre ad Amsic chiaramente. Assolutamente sì, io sinceramente devo fare, se potessi ascoltarmi sarebbe benissimo, ma io farei veramente dei complimenti strepitosi ad Allan, perché quello che ha fatto ieri veramente, forse non gliel'avevamo ancora visto fare quest'anno, ma è stata una partita eccezionale quella del brasiliano. E per quanto riguarda invece le insufficienze, Reina lo ha detto, lo ha confermato lui stesso ieri, purtroppo sul gol sì, vero. Non ha fatto quello che poteva, però parlando anche con gli altri atleti, questo è un tema molto sentito, quello di Reina, sulla nostra pagina e diciamo nei nostri discorsi oltre la pagina, diciamo, durante tutto l'arco della giornata. E quello di Reina è un tema decisivo, perché comunque lui ha un ruolo più da libero, più da portiere volante, possiamo dire, che da portiere del proprio. Purtroppo gli manca quel tipo di concentrazione che in quei due o tre momenti decisivi, in quei due o tre interventi che dovrebbe fare, molto spesso forse è più impegnato in un ruolo da difensore, più che altro quindi a giocare con i piedi. Manca quella concentrazione decisiva in interventi che poi potrebbero fare la differenza. Certo. Questo non vuol dire che sia un portiere di livello basso, no, nella maniera più assoluta. La differenza per esempio con Buffon è che Buffon anche in quell'unica parata decisiva durante la partita magari si spara figure, magari, mentre Reina purtroppo ha avuto qualche defaianza in questo girone di ritorno, alla fine, esatto. Girone di andata, no, il girone è andato perfetto. Perfetto, del portiere con l'Inter, con la Fiorentina, parate assolutamente decisive e abbiamo chiuso il girone andata al primo posto. Quindi. Mentre poi c'è anche la questione di Mertens, che ieri Insigne non ha dato prova del suo talento. Io sono un estimatore molto forte e credo che quest'anno abbia fatto un grandissimo campionato, però poi si è calato come tutto il Napoli, possiamo dire. La sì, questo è vero. Però questo non inficia, diciamo, il grande campionato che ha fatto. Mertens il discorso è ancora diretto, perché probabilmente Mertens ha finito il fatto di non partire da titolare, di non aver fatto un campionato da titolare. Però ci sono state partite in cui anche lui ha fatto vedere la lume. Non aveva molto da fare, perché non si è giocato dalle sue parti nel momento in cui entrava, però qualcosina in più forse poteva fare.
Sì, sono d'accordo con te, Francesco. Quindi, secondo te, ecco, mettiamo il caso che comunque per la prossima stagione vengano confermati tutti i big, ma questo dualismo fra Insigne e Mertens, oltre chiaramente a portare chiaramente qualità ad un organico che ne ha bisogno come il pane, potrebbe però questo duello essere stucchevole ancora per la prossima stagione. La stessa cosa vale per Gabbiadini. Gabbiadini ha giocato davvero pochissimo questa stagione e secondo me, e credo tu sarai d'accordo, meritava anche lui un po' più di considerazione. Sicuramente Gabbiadini ha fatto, allora se noi andiamo a vedere i numeri, i primi numeri, diciamo i grandi numeri, Gabbiadini ha fatto qualcosa di eccezionale perché ha giocato pochissimo e ha segnato tantissimo. Ecco, per dire, avrà avuto la stessa media di Duvan Zapata dell'anno scorso, ecco, per intenderci. Appunto, è un giocatore straordinario. Purtroppo quest'anno non siamo andati avanti, forse come pensavamo anche per qualche errore arbitrale in Europa È anche un po' di League, e sfortuna, lì certo. giocatori come Mertens e Gabbiadini avrebbero potuto assolutamente dire la loro. E l'anno prossimo noi abbiamo la Champions, speriamo di avere la Champions detta e questo cambierà sicuramente le cose. Io sono dell'idea, come anche gli altri compagni d'avventura del Napoligno, che una squadra completa possa fare meglio, perché una squadra incompleta, questo è ovvio. Quindi avere giocatori di questa caratura come Mertens e Gabbiadini, comunque pronti a suddentrare, noi li chiamiamo coccolari, perché alla fine anche Insigne è stato un giocatore che quando è entrato in campo ha fatto il suo, l'ha fatto benissimo. La stessa cosa si può dire, forse sarò anche un po' impopolare, per giocatori come David Robertson, che quando sono stati chiamati in causa hanno sempre dato il loro apporto. E questo non si può dire ovviamente di grazie, perché non hanno fatto Non niente hanno di tutto, giocato però mai. questi giocatori sono stati importanti. E lo saranno ancora di più, a maggior ragione, nella prossima stagione, che sarà importante. Con qualche innesto in più, un paio di mesi, magari sulle fasce, a centrocampo, questa squadra è assolutamente completa. E quindi noi dobbiamo assolutamente aspettarci e sperare che la squadra non cambi, che non ci siano cambiamenti di gran carico, come la partenza, speriamo, di ogni Higuain, oppure di una dei due tra me e però dobbiamo anche, ovviamente è giusto che si debba trovare un equilibrio, che si trovi un equilibrio anche nel rispetto di giocatori come Mertens, che probabilmente meriterebbero un anno da titolare, una stagione da titolare, però sono stati tutti importanti e lo saranno anche nella prossima stagione sicuramente. Beh, speriamo di sì, c'è bisogno dell'apporto di tutti i calciatori. Francesco, è giusto festeggiare dopo questa comunque bella e convincente vittoria con il Toro, però c'è un Frosinone che è vero, è già retrocesso, ma guai a calare l'attenzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Frosinone, abbiamo il presupposto che non ha fatto un cattivo campionato No, assolutamente. con le potenzialità che ha. Noi vediamo anche Ciofani, magari i giocatori che l'anno scorso in Serie B non erano i grandi campioni, quest'anno in Serie A si sono ritagliati il proprio spazio. E quindi io credo che comunque in un ambiente come il San Paolo, che non è stato ancora violato da nessuna squadra, anche con la retrocessione vorranno fare un'ottima prestazione, e non credo che presteranno il fianco a quello che già dice di un record di Higuain, la non credo che poi una squadra entra in campo e stenda tappeti rossi, soprattutto a Napoli, questo non è mai successo No, in questa assolutamente. stagione, nelle altre stagioni non è mai successo. Quindi io credo che comunque il Frosinone sia una squadra da rispettare per il campionato che ha fatto e che verrà a fare la sua partita. Noi dobbiamo fare la partita da squadra imbattuta in casa, da squadra che deve aiutare un suo giocatore a fare la storia del campionato italiano. L'ha già fatta, questo è assolutamente pacifico, però Certo. potrebbe farla e rimanere negli annali per tanti e tanti anni, perché io non credo che ci sarà un giocatore che potrà fare meglio di Higuain quest'anno per molto tempo. E quindi dobbiamo aspettarci il massimo dai nostri, il massimo anche dai giocatori del Frosinone. Sarà una partita vera e dobbiamo farla nostra per festeggiare. Sicuramente hanno un risultato che è importante, che molti di noi magari non si aspettavano all'inizio della stagione. C'è quel rammarico purtroppo che si è Beh, dichiarato,
superato un sogno, diciamo la verità. Io mi divido un po' tra la, non dico felicità, ma comunque la soddisfazione di aver visto la mia squadra primeggiare rispetto ad altre che erano più quotate, sono state più della stagione, però c'è anche da dire che comunque per la costruzione del Napoli futuro, come è stato detto anche nell'intervento di Rosario la settimana scorsa, la Champions League è fondamentale a livello economico, fondamentale a livello sportivo per tenere magari i giocatori migliori, per dare motivazioni in più, e quindi dobbiamo assolutamente vincere questa partita rispettando i giocatori di stagione che hanno fatto comunque un ottimo campionato. E beh, nella dimostrazione comunque gli applausi dello stadio Matusa, ecco, a dei giocatori che comunque sul campo sono retrocessi ma che la maglia l'hanno decisamente onorata, così come l'hanno fatto chiaramente anche i giocatori azzurri. E beh, si attende il pubblico delle grandi occasioni per festeggiare tutti quanti insieme questo meritato secondo posto. Poi per lo scudetto se ne riparlerà, speriamo, a partire dalla prossima stagione, ma qui dipenderà molto da De Laurentiis e soci. Francesco, io prima di salutarti e ringraziarti, se hai dei saluti da fare te li lascio fare. Io vorrei, vabbè, salutare i ragazzi del Napolino, che comunque con cui stiamo vivendo una bella avventura, e speriamo di crescere anche insieme a voi, e noi facciamo tutto per, come ha detto anche Rosario, come diciamo spesso a tutti quelli che ci seguono, noi lo facciamo per amore della nostra squadra, per amore della nostra città, e quindi voglio invitare tutti i ragazzi a seguirci e a tifare Napoli, e Napoli sperando che l'anno prossimo sia fuori di maggiori soddisfazioni. Speriamo bene, anche perché beh, ce l'attendiamo davvero tutti. Francesco, io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguo, è stato un grande e immenso piacere. Grazie anche per me e saluto tutti gli ascoltatori del Fatto Napoli. Sempre comunque. Ciao Francesco, grazie. Ciao, ciao, perfetto.